Covid-19, oggi in Campania 2.291 nuovi casi positivi su 30.187 tamponi processati, 8 i deceduti. A Nuvola TV la testimonianza in diretta video del dottor Mimmo Loffredo, colpito nei giorni scorsi dal Covid-19. Grazie alle 3 dosi di vaccino sono quasi asintomatico. Ex teleposto della Marina Militare di Laccameno, parla il sindaco Giacomo Pascale. Siamo arrivati fuori tempo massimo, ma stiamo facendo il possibile per acquisirlo a patrimonio comunale. Il Ministero della Sanità stanzia 25 milioni per i disturbi del comportamento alimentare. La soddisfazione di Paolo Massa. Cominciamo a raccogliere i frutti di anni di lotte. Natale in casa Mennella, presso l'Istituto Economico per il Turismo di Forio, partita alla 2 giorni dedicata alla cultura e alle tradizioni locali. La soddisfazione della dirigente Giuseppina Di Guida, scuola aperta al territorio per 12 mesi all'anno. Sabato 1 gennaio al Cineteatro Excelsior, il concerto di Capodanno con la musica classica dell'Orchestra di Fiati Città di Ischia, che accompagnerà i tenori Francesco Malapena e Alex Di Maio, il soprano Eleonora Arparise e il baritono Juan Possidente. Calcio a 5, il presidente Fiore D'Angelo e Daniele Melise promuovono il 2021 della Virtus Libera Forio. Risultati eccezionali. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Nuvola TV. Partiamo come sempre dandovi lettura del bollettino regionale circa la situazione epidemiologica in Campania. Nella giornata odierna sono stati registrati 2.291 nuovi casi positivi su 30.187 tamponi processati. 8 sono i deceduti. Per quanto concerne la situazione negli ospedali, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 e 36 quelli occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, mentre quelli occupati 516. Nei giorni scorsi il dottor Mimmo Loffredo, medico presso l'ospedale Anna Rizzoli di Laccameno e consigliere comunale di Forio, è risultato positivo al Covid-19. Questa sera lo abbiamo in diretta a video dalla sua casa di Napoli, dove è in isolamento. Mimmo, buonasera. Innanzitutto, come stai? Buonasera Gennaro, buonasera a tutti voi. Sto abbastanza bene. Tranne nei primi giorni un po' di catarro, un po' di naso otturato, ma tutto sommato io e i miei familiari stiamo bene. È stata comunque una brutta esperienza, perché essere positivi al Covid, avere tanti contatti come li ho io, non mi ha destato non poche preoccupazioni, perché ho dovuto avvisare tutti come correttamente bisogna fare. Io voglio dire a tutti, vabbè, stiamo bene, tutta la mia famiglia sta bene, anche se siamo tutti positivi. Io devo dire a tutti che grazie alle vaccinazioni, io sono convinto di questa cosa, grazie alle 3 dosi anche che ho fatto, anche i miei figli e mia moglie hanno fatto le dosi vaccinali, noi non abbiamo fatto nessun tipo di terapia. Abbiamo avuto dei sintomi banali come il raffreddore, un po' di catarro, ma niente di più. Quindi possiamo dire che effettivamente questo vaccino ci ha salvato la vita. Sono cosciente di quello e conscio di quello che sto dicendo, perché da casa sto continuando ad assistere le persone di Napoli, di Secondigliano, quartiere dove vivo, e vi assicuro che le persone che non hanno fatto il vaccino hanno bisogno di ossigeno, qualcuno si è ospedalizzato. Quindi diciamo basta a queste cazzate che dicono i Novax, perché sono delle cazzate e mi assumo la responsabilità. Bisogna vaccinarsi, bisogna seguire gli scienziati, bisogna seguire quello che dicono gli scienziati. Non esiste nessun complotto, nessuna teoria, nessuna cosa contro l'umanità. L'unica cosa vera che ci sta è che questo virus è infame, colpisce tutti. Io sono stato sempre attento con doppia mascherina. Basta un singolo contatto sbagliato che ti contagia tutta la famiglia. Purtroppo sono mortificato, perché ho portato l'infezione a casa e ho contagiato tutta la mia famiglia. Stiamo facendo le feste tra le mura domestiche,
e vi assicuro che sto assistendo pazienti non vaccinati da casa e tutti hanno bisogno di ossigeno e tutti ricorrono all'ospedale. Dicevamo pochi sintomi, Mimmo, questa variante Omicron sembra più contagiosa, però diciamo anche meno pericolosa rispetto alle altre. Potremmo avviarci in una fase in cui il virus risulterà meno aggressivo? Guarda, Gennaro, potrebbe anche essere vero questo, però ti assicuro che tutte le persone che non si sono vaccinate hanno dei problemi. Sicuramente il virus, come dicono gli scienziati, si è variato, si è indebolito, si è adeguato alla nuova situazione. Però io ti dico che noi in casa nostra, mo ti posso parlare per esperienza personale, io non abbiamo fatto uso di nessun farmaco, abbiamo pigliato un po' di tachipirina quando eravamo un po' più raffreddati, però non abbiamo fatto ricorso né ad antibiotici né a cortisonici come nelle prime fasi. Però ti assicuro che pazienti che mi chiamano, amici che mi chiamano, li vedo abbastanza male, gente che non si è mai vaccinata, che non credeva nel vaccino e non credeva soprattutto nel virus. Io faccio una cosa importante che voglio dire stasera, che non bisogna vergognarsi di essere positivi al Covid. Io appena ho saputo di essere positivo, ho avvisato tutti i miei contatti, dai consiglieri comunali, dal giornalista che mi ha intervistato, tutti i pazienti soprattutto. Quindi, pure perché mi giungono dei messaggi di cittadini foriani che mi dicono: guarda, questo ristoratore, questo albergatore è positivo, però non chiude per non avere problemi, non dichiara di essere positivo per non avere problemi, per non chiudere il ristorante. Questa è una grossa vigliaccata, Gennaro, perché pure io non ho fatto le festività con mia mamma, che si sa sta sola, ma è morto 6 mesi fa, 5 mesi fa, e mamma purtroppo si è fatta il Natale da sola. Noi ci siamo fatti il Natale da sola. Questo è un atto di grossa responsabilità, avvisare tutti i contatti e autodenunciarsi, perché questo è un virus, come hai detto tu, è abbastanza contagioso, però sembra meno virulento, quindi basta mettersi in quarantena, in isolamento, e ne evitiamo che possiamo ricadere in un nuovo lockdown. Va bene, Mimmo, io ti ringrazio, diciamo, per questa tua testimonianza e naturalmente formulo gli auguri di pronta guarigione a te e a tutti i tuoi familiari, tua moglie e dei Grazie, figli che Gennaro. siete tutti in quarantena e che purtroppo state trascorrendo le vacanze a casa. Verranno tempi migliori. Un grande Sicuramente. abbraccio. Grazie, un abbraccio a te, Gennaro. Grazie. Cambiamo argomento sulla vendita dell'ex teleposto della Marina Militare di Lacco Ameno a Montevico da parte del Demanio dello Stato e che in campagna elettorale l'attuale amministrazione comunale si era impegnata affinché venisse acquisito a patrimonio pubblico, è intervenuto il sindaco Giacomo Pasquale, il quale, oltre ad affermare che seppur su questa vicenda si è arrivati fuori tempo massimo, si sta facendo il possibile per acquisire l'ex teleposto a patrimonio comunale. Ascoltiamo le dichiarazioni di Giacomo Pascale. Ultimamente ci sono polemiche sulla questione dell'ex teleposto, un impegno preso in campagna elettorale, almeno da chi sta portando avanti questa battaglia, sembra che l'amministrazione da questo punto di vista si sia arenata, abbia, diciamo, abbandonato l'obiettivo. Assolutamente no, e non è solo un argomento di campagna elettorale. Io preferirei far parlare gli atti, quindi ho invitato tutti a venire al comune a vedere gli atti che abbiamo fatto. La verità è che il teleposto è stato venduto dal demanio ad un privato. Questi sono i fatti. Quello che noi abbiamo potuto fare come comune, ho incaricato un legale appena insediato per seguire la procedura di vendita di affidamento a privato di quest'area che noi riteniamo importantissimo acquisire a patrimonio comunale non solo per il comune di Lacco Ameno, ma anche per un progetto più ampio che coinvolge il vicino comune di Forio. L'avvocato Leonardo Mennella, assessore di questa amministrazione, unitamente all'avvocato incaricato dall'ente, sta seguendo questa faccenda, quindi il comune di Lacco Ameno ha fatto e farà tutti gli atti che è possibile fare pur di vedere il trasferimento di questo bene a patrimonio comunale. Io sono ottimista per natura, ma su questa, nella fattispecie, resto perplesso, atteso che noi siamo arrivati fuori tempo massimo. Questi sono gli atti, questa è la verità. Dopodiché, so anche che è stata avviata un'interrogazione parlamentare
ad opera di un gruppo presente al Senato per quanto riguarda questa faccenda del teleposto di Acquamino, unitamente anche al, è stato anche informato del, dell'argomento un'altra forza politica ultimamente sempre presente al Senato che chiede lumi su questa faccenda. Quindi tutti i passaggi, diciamo, politici sono stati fatti, quelli tecnici, giuridici sono stati messi in cantiere. Io ho la coscienza a posto di aver fatto il possibile per affrontare questo tema. Dopodiché, se vogliamo fare polemiche va bene, se vogliamo vedere gli atti basta venire al comune e siamo lieti di mostrarli. C'è stato anche un ricorso al TAR in merito? No, non c'è stato un ricorso al TAR perché non è possibile un ricorso al TAR contro l'affidamento contro la vendita a un privato. Però è chiaro che qualora si rendesse necessario non è da escludere, nel senso che io lascio la materia giuridica agli avvocati, mi occupo di politica, politicamente ferma volontà di questa amministrazione provare a fare tutto il possibile per portare bene all'acquisizione del patrimonio comunale. Nei giorni scorsi il Ministero della Salute, stanziando anche i primi fondi, ha di fatto derubricato il disturbo del comportamento alimentare dal novero delle patologie psichiatriche, riconoscendo loro la giusta specificità. Tra le associazioni che da anni si battono a livello nazionale per il raggiungimento di questo obiettivo c'è l'associazione Artemisia, una voce per l'anoressia. Vediamo il servizio. Io penso che una grossa svolta la dà la manifestazione del 18 ottobre a Roma, quando molte associazioni siamo andati lì sotto al Ministero, siamo stati ricevuti, ascoltati, e come dire, la lotta di piazza anche in questo caso purtroppo per le malattie, tu ne sei un fautore di manifestazioni di piazza, cioè il popolo deve farsi sentire, in questo caso diciamo, i malati si sono fatti sentire. Dopo anni di lotte e di battaglie che hanno visto scendere in piazza in tutta Italia il cosiddetto movimento Lilla, le associazioni nate per contrastare il disturbo del comportamento alimentare sono praticamente riuscite ad ottenere dal Ministero della Salute la derubricazione dell'anoressia, della bulimia e di tutti gli altri DCA dal novero delle patologie psichiatriche, riconoscendo loro la giusta specificità, come ci spiega Paolo Massa, presidente dell'associazione Artemisia, una voce per l'anoressia. Allora, nella giornata di ieri sono state finalmente, forse si è costruita una pietra miliare per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare, perché una delle cause principali erano che i disturbi del comportamento alimentare nei LEA erano inseriti in modo globale nei disturbi psichiatrici, e quindi di conseguenza l'investimento che si faceva sulla psichiatria automaticamente poi venivano distribuiti su tutti i problemi psichiatrici, e spesso purtroppo quelli dei disturbi del comportamento alimentare che richiedono una spesa più specifica e molto più cospicua rispetto alle altre problematiche non c'era un grosso investimento. Quindi quello di ieri è stata una doppia vittoria: uno, perché i disturbi del comportamento alimentare sono stati messi come malattia a sé stante nei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, quindi vuol dire, cioè, che adesso da oggi in poi bisognerà dare un occhio proprio particolare come tutte le malattie che sono inserite nei LEA. E in più abbiamo avuto anche il piacere di avere questo stanziamento di 25 milioni di euro, che sono una piccola cosa ma è già un buon avvio per cominciare a concentrare tutto il percorso di cura che può essere fatto per i disturbi del comportamento alimentare. Quindi avremo finalmente un canale nostro, che era uno del problema più grosso burocratico che c'era fino adesso. Quindi questo è stato un periodo di battaglia, di lotte, perché ad esempio noi avevamo scoperto, io sono andato in un convegno nazionale di psichiatria che mi invitò il dottor Walter Milano, mi invitò, e io vedevo che questi della psichiatria, quando parlavano dei loro casi, dei loro numeri, davano dei numeri che erano nettamente inferiori a quello che era, ci sembrava che mancavano proprio i casi dei disturbi del comportamento alimentare. Faccio esempio, loro parlavano 800.000 casi in Italia all'anno di disturbi psicopatici, per fare un esempio, e io vedevo che i numeri non erano in confronto ai 3 milioni e mezzo di malati che ci sono in Italia. Allora feci una domanda, insomma, ma questi numeri a chi si riferiscono?
e già scoprivo che i casi dei disturbi del comportamento non venivano proprio numerati nel caso della psichiatria, quindi noi eravamo proprio fuori da tutti i giochi. E questo invece è un altro, ecco perché era importante uscire dalla psichiatria, nonostante che i disturbi del comportamento alimentare sono anche di natura psichiatrica, quindi non è che non sono di natura psichiatrica, però hanno un problema, una problematica completamente diversa nei percorsi di cura, che non potevano essere assolutamente messi in quella categoria lì. Stamattina presso la sede dell'Istituto Economico per il Turismo di Via La Vitrano a Forio ha avuto inizio la due giorni dal titolo Natale in Casa Mennella. Tantissime le iniziative messe in campo da alunni ed insegnanti, tutte improntate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Vediamo il servizio. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Accompagnata dalle note della Christmas Band, presso la sede dell'Istituto Economico per il Turismo di Via La Vitrano, stamattina ha avuto inizio la due giorni dal titolo Natale in Casa Mennella. Tantissime le iniziative messe in campo, come l'esposizione di un presepe realizzato in collaborazione con le associazioni locali ed in cui sono presenti palazzi storici e monumenti di Forio, mostre di ceramica, laboratori vari, botteghe di prodotti locali, incontri a tema con artigiani e produttori isolani e tanta, tanta cultura con la lettura di opere natalizie in varie lingue del mondo. Il tutto a partire dalla conoscenza dello storico Palazzo La Vitrano in cui è ospitata la scuola. Nel 1937 iniziò la costruzione appunto dell'edificio annesso a Casa Giuseppina con un giardino e anche una cisterna. Nel 1975 questa scuola prenderà il nome di Istituto Professionale Isabella d'Este fino al 1995 ed oggi l'edificio, voluto appunto dal Cardinale La Vitrano, ospita tanti studenti di un corso di formazione turistico ed economico. L'iniziativa del Mennella è stata anche l'occasione per intrecciare varie culture europee, come quella spagnola, russa ed inglese, come ci ha spiegato la professoressa Paola Milone. Noi vogliamo celebrare il Natale, non importa che è passato, ma comunque lo spirito del Natale, valorizzando le tradizioni locali, le tradizioni ischitane, ma anche quelle europee. Diciamo, laddove c'è una tradizione interessante dal punto di vista culturale, ecco, quindi la cultura russa, spagnola, inglese. Grazie a tutto questo si è potuto ottenere, ovviamente con l'entusiasmo e una generosa partecipazione dei nostri alunni, altrimenti tutto questo sarebbe stato impossibile. Ecco, inoltre per noi una scuola aperta alla comunità durante le vacanze natalizie è qualcosa di inedito, ma dovrebbe trasmettere proprio la generosità, il valore della solidarietà. La dirigente dell'Istituto Superiore Cristoforo Mennella, Giuseppina Di Guida, ha sottolineato come la scuola, oltre ad essere sempre più aperta al territorio, non chiude mai, persino durante le vacanze natalizie. Dirigente Di Guida, qui siete parecchio attivi, si lavora anche durante le festività natalizie. Abbiamo visto i ragazzi veramente con entusiasmo partecipare a questa iniziativa. Sì, diciamo che ormai la scuola per noi è aperta non solo H24 ma anche H12, significa per tutti i mesi dell'anno. Natale è ancora in corso, finirà l'Epifania e nonostante il periodo di assenza dal lavoro, oggi sono qui presenti tantissimi docenti e tantissimi studenti, a testimonianza del fatto che per noi la scuola è un luogo di appartenenza, è il luogo dove stiamo bene, è il luogo in cui vogliamo fare cultura. Questo evento, Natale in Casa Mennella, vuole essere una versione molto più intima dei Natali a cui siamo abituati, perché in un momento in cui tutti gli spazi si stanno restringendo, la scuola, abbiamo pensato, poteva accogliere con sicurezza visitatori dei nostri spazi espositivi, ma soprattutto persone che volevano vivere in modo più autentico lo spirito del Natale. Passiamo alla lettura di un comunicato stampa. La bellezza salverà il mondo. È questo il titolo del Gran Galà di Capodanno del Natale a Ischia 2021.
un concerto di musica classica con la partecipazione dell'Orchestra di Fiati Città d'Ischia, diretta dal maestro Aniello Castaldi, impreziosita dai tenori Francesco Malapena e Alex Di Maio, dal soprano Eleonora Arpaise e dal baritono Juan Possidente. Durante lo spettacolo saranno proiettate le immagini più belle e significative del territorio isolano, al fine di creare un connubio tra la bellezza paesaggistica dell'isola e la promessa ideale di una risposta sociale, culturale ed economica dell'intero paese dopo questi anni segnati dal dramma sanitario che ha messo in ginocchio l'intero pianeta. Il concerto di Capodanno, la cui presentazione è affidata alla collega Carmen Cuomo, andrà in scena sabato 1 gennaio alle ore 17 presso il Cineteatro Excelsior di Ischia. L'ingresso è limitato e riservato ai soli possessori di Super Green Pass muniti di mascherina FFP2. I controlli saranno garantiti dalla Polizia Municipale di Ischia. Passiamo allo sport. Ci tenevamo molto a raggiungere la Final 8 e ci siamo riusciti. Volevo ringraziare tutti perché stiamo raggiungendo risultati eccezionali. Sono queste le parole del presidente della Virtus Libera Forio, Fiore D'Angelo, che ha promosso il 2021 della squadra floriana. Alle sue parole ricche di entusiasmo fanno eco quelle del top player Daniele Melese. Vediamo il servizio. Si chiude con un successo rotondo, un bel successo a Virtus Libera Forio il 2021 della squadra foriana. Il presidente Fiore D'Angelo, presidente, allora, obiettivo raggiunto, Final 8 conquistata. Ti chiedo, quindi Final 8, ancora un obiettivo, ancora un'avventura per la tua Virtus Libera? Sì, sì, questo era un obiettivo che la società ci teneva tantissimo, quello di raggiungere, di accedere alla Final 8, ed è stato raggiunto. E volevo ringraziare tutta la società dalla prima all'ultima persona, dalla squadra alla dirigenza, allo staff tecnico, perfino anche i tifosi tipo Susi Della Vecchia, Andrea Manzi, che ci seguono dappertutto, voglio nominare alcuni, Fedele che fa un grande lavoro come magazziniere, e voglio dedicare questa vittoria anche a Mister Gino Monaco, il quale quest'anno ci ha portato risultati stupendi, tra cui l'accesso alle Final 8 e un terzo posto consolidato attualmente con più 5 sul terzino, che mai è chiusa, però comunque ha fatto un grande campionato. Il mister lo voglio premiare anche a lui nominandolo in questa intervista. Senti, che voto dai al 2021 la Virtus Libera Forio? Perché i risultati di cui parlavi tu poc'anzi mi sembrano abbastanza chiari, sono risultati importanti, sono risultati positivi, sembra che la squadra stia girando bene, benissimo. Sì, sì, la squadra attualmente vive un momento di euforia, tutto va bene, la Virtus Libera gioca veramente a memoria e con grande aggressione, non sottovaluta mai ogni impegno. Questo è tutto fonte di una costrizione annuale di un progetto che alla fine si è completato ancora di più con l'arrivo di René Ortega, che era il pivot che mancava alla squadra. Signori, Daniele Melese, giocatore di grande qualità, di grande esperienza, uno scopo certo, io sta vivendo un momento magico e in questo momento magico lui sta conducendo la Virtus Libera Forio verso un campionato eccezionale. Daniele, noi possiamo dirlo, oggi è l'ultimo impegno del 2021, facciamo un piccolo bilancio assieme. C'è stato il Covid, tanti problemi, tante ansie, tante angosce. Quando poi si è ripartiti, però la Virtus Libera Forio ha dimostrato di saper fare cose gregge. Sì, per quanto riguarda il bilancio, diciamo che abbiamo ottenuto il massimo risultato con la qualificazione alla Final 8 e un terzo posto consolidato a più 5. Per quanto riguarda il periodo di forma, devo fare pure complimenti al mister e alla squadra che mi mettono in condizione di fare bene. Gol belli ne hai segnati tanti in carriera, ti chiedo se quest'anno con la Virtus Libera Forio ne hai fatto qualcuno che rientra nella tua top 5, nella tua top 3. È successo una settimana fa a Terzigno, è un gol che a mio parere è bellissimo e poi in un momento che ci serviva tanto, perché avevamo subito il gol del 4-4 e quello ha tagliato un po' le gambe a loro che stavano con l'inerzia giusta per ribaltare la partita. Ecco, c'è una Final 8, la Virtus Libera Forio, se torna un po' indietro, già c'ha un'esperienza in questa competizione. Si va lì per migliorare, cosa può fare la Virtus Libera Forio in questa Final 8? Il nostro obiettivo è guardare sempre partita per partita e rispettare sempre gli avversari. Il nostro obiettivo sarebbe di arrivare in finale, però come tu ben sai le partite secche sono sempre da giocare, quindi le affrontiamo in modo egregio.
Era questo l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarci però diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo, situazione per la giornata di martedì sull'Italia, con l'ultima perturbazione che ancora interesserà il sud Italia, in lento movimento verso la Grecia. Poi si aprirà una parentesi anticiclonica che ci accompagnerà a San Silvestro e al Capodanno, con questo anticiclone dalla Spagna e dal Nord Africa che veicolerà correnti molto miti per il periodo verso l'Europa centro-meridionale. Intanto martedì, ecco qui delle precipitazioni al sud, specie in mattinata, e qualche fenomeno anche sull'Alto Tirreno, altrove invece miglioramento. Difatti l'arco alpino proteggerà la pianura padana dall'arrivo di perturbazioni con nevicate solo sulle Alpi confinali. Nel dettaglio, una giornata di variabilità sull'alto versante tirrenico, quindi la Toscana, e poi ancora al sud le ultime precipitazioni, clima ventoso, venti tesi e mari molto mossi e agitati al sud, altrove invece graduale miglioramento, anche qualche schiarita sul medio Adriatico, le regioni settentrionali, temperature però al nord sotto i 10 gradi. Dettagli maggiori come sempre scaricando l'app gratuita di Trabimeteo. Vi ricordo che alle ore 21.30 su Nuvola TV andrà in onda La Tombola a distanza, un appuntamento da non perdere. Non ci sono notizie dell'ultima ora, il nostro telegiornale finisce qui, l'appuntamento con l'informazione di Nuvola TV ritorna domani sera, sempre alle ore 20.30 sul canale 859 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.